Oggi cambiamo zona, sempre mare di fuori siamo però, Il libeccio di stanotte ha bloccato il maestrale, l'ha spompato subito, se no io pensavo stamattina di trovare ancora un po' di risacca e invece zero. E allora ho detto vado in altre insenature dove c'è acqua un po' più fonda per vedere se si riesce a beccare magari qualche spigoletta, qualche serra, qualche barracuda. Capito? Queste sono le mie zone dove sono nato. Queste sono le mie zone dove sono nato. Le rispetto. Mi auguro che lo facciano tutti quelli che vengono qui a pescare. Ok? Un bacio a tutti, ragazzi. Oggi devo pescare, assolutissimo. Vai piccola, andata. L'altra ricciola, terza ragazzi, terza ricciola, va.
Banco delle Ricciole. Banco delle Ricciole. Facciamo un po' di foto, poi le rilasciamo. Là. Bella, 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 questa è bella, ragazzi, questa è bella. Guardala, guardala, guarda, guarda la canna come si muove qua. Abba. Senti, senti il mulinello, senti, lo senti la frizione? Abba. La senti la frizione? Questa è bella. Questa è bella. Millami. Questa è la quarta. Questa è la quarta. Abba. Impigliata male, cavolo. Ne ho già prese cosa? 5 o 4. Adesso ne prendiamo un'altra. Anche oggi l'altra giornata è andata, mi rimangono pochi giorni per pescare, ho passato dei bellissimi momenti in questi due giorni che sono venuto qui a pescare. Spero che nelle prossime giornate di trovare qualche bel esemplare di predatore, l'unica cosa è che non c'è più la condizione meteo giusta, perché non c'è più, non gira il vento. Però dovrebbe piovere, quindi eventualmente punteremo in qualche foce o, se in caso non voglio andare in mare, faremo una puntatina o al Coghinas o al Cuga, anche se non c'è acqua. Vediamo un po' come mi giro. Ciao ragazzi.